Gentilissimo e gentilissime, siamo un gruppo di mamme, papà, insegnanti, educatrici, psicologi e ancora associazioni, enti locali che vi scrivono con un unico scopo: dare voce alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie. Inizia così una lettera che sarà inviata al Premier Giuseppe Conte, al Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e al Ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti. Una lettera che parte proprio da Arezzo, scritta a quattro mani dall'assessore al sociale, scuola e pari opportunità del comune di Monte San Savino, Erika Rampini, e da Martina Leonardi, aretina, oggi residente a Terni e madre di due bambini. Nel documento si fanno proposte concrete per una riapertura a settembre della scuola e soprattutto per la gestione dei figli durante l'estate. I piani sono due, nel senso che da una parte c'è una richiesta che viene dal mondo delle pubbliche amministrazioni di capire quali sono le opportunità che abbiamo per l'estate, un modo da fare un po' da ponte tra quello che è l'ora e il settembre. Dall'altra, appunto, le richieste per come sarà la scuola, che nascono non solo in questo caso dalle amministrazioni ma anche dalle mamme. Se l'unica soluzione alla didattica a distanza, noi donne avremmo pagato il conto. Avremmo pagato il conto perché saremmo state costrette a licenziarci probabilmente a un certo punto per seguire i figli. C'è un detto africano che dice: per crescere un bambino serve una tribù. E quindi parliamo della nostra concretezza che il governo, diciamo che il governo debba sentire tutti gli enti del territorio, quindi dal volontariato al terzo settore, all'associazionismo ma anche alle aziende. Quindi di creare un terreno fertile per trovare delle soluzioni. Ad esempio, ci sono delle aziende che hanno grandi spazi dismessi. Perché non usarli come nidi aziendali, come campi scuola aziendali, dove io posso lasciare mio figlio a del personale competente, magari utilizzando proprio gli educatori, che sono una fascia che in questa emergenza viene lasciata a casa, sì. Che è uno degli altri temi. Oppure perché non ampliare questi congedi? Perché non dare degli sgravi fiscali alle aziende che fanno prendere il part-time anche agli uomini? Quanti uomini ci sono part-time in Italia? Pochissimi, certo. Dovremmo farlo per studio. Quindi perché in questi 90 giorni non dire: guarda, ti do un aiuto, puoi lavorare meno ma guadagni lo stesso, ti faccio un orario che sia un po' su di te, sulle tue esigenze. Certo. Molti parlano di lavorare su progetto, non più su orari prestabiliti, no? E poi altri progetti che sono quelli di una riapertura delle scuole in sicurezza, quindi del parlare anche di settembre, come sarà la scuola a settembre. Noi abbiamo proposto quello che dicevi te, di fare i test a tutti, insegnanti e bambini, perché quello che ci preme dire, e io lo voglio sottolineare sempre, noi non vogliamo la scuola aperta ora allo sbaraglio, vogliamo qualcosa che si abbia organizzato anche per tutelare gli insegnanti che lavorano dentro la scuola e che stanno facendo un gran sacrificio e un gran lavoro con i nostri ragazzi. Quindi capire come agisce il Covid nei bambini, come agisce il Covid negli insegnanti e poi riaprire una scuola in sicurezza. Come si può aderire? Basta inviare una mail col nome, cognome, luogo e data di nascita a cittadinidimenticati@gmail.com.